Proseguiamo allora con Nicola Murru, terzino, classe 94, nato a Cagliari, in arrivo dalla Sampdoria. Lo abbiamo già ascoltato in un paio di occasioni ai nostri microfoni, ma oggi abbiamo l'opportunità anche con molte domande di conoscerti un po' meglio. Ci racconta di te anche il direttore Davide Vagnati, anche per conoscere meglio le tue caratteristiche. Grazie. Buongiorno di nuovo, benvenuto ovviamente a Nicola che... a differenza degli altri due ragazzi è da qualche tempo ormai che fa parte del nostro gruppo e posso dire che si è subito inserito nella maniera migliore. Penso che possa dire la stessa cosa, che sembra che sia qua da più tempo. Nicola si è subito adattato a quello che erano ovviamente i dettami del mister, che conosceva molto bene, e anche dal punto di vista proprio della professione e della persona si è inserito veramente bene nel gruppo, subito parte integrante della nostra squadra. Nicola lo conosciamo tutti, ovviamente un terzino sinistro che ha fatto molto bene negli ultimi anni alla Sampdoria, e sono convinto e siamo convinti che ci verrà a dare una mano in questo campionato che sarà molto lungo e ci saranno sicuramente tante difficoltà, e Nicola ha l'esperienza giusta per darci il suo contributo. Grazie direttore, passiamo allora alle domande per Nicola. La prima è di Valentino della casa gianlucadimarzio.com. Sei stato vicino tante volte al Torino, può essere considerata la tappa apice della tua carriera? Beh, penso che sono arrivato in una società molto importante, con una grande storia, e sono contento di essere qua. Poi riguardo all'apice della mia carriera, penso di essere ancora giovane, ho solo 25 anni, quindi si vedrà più in là. Passiamo ad Elena Rossin, Torino Granata. Come giudichi il tuo inserimento nel Torino? Beh, penso bene. Devo ringraziare per questo i compagni che sono stati subito disponibili con me, mi hanno fatto sentire subito parte integrante del gruppo, come se, come ha detto il direttore prima, ci fossi da tanto tempo qua, quindi mi trovo molto bene. Gianluca Sartori, toronews.net. Qual è il tuo rapporto con mister Giampaolo e perché l'ambiente deve avere fiducia in lui? Beh, il mio rapporto con il mister penso sia buono, io ho lavorato con lui già alla Samp e grazie a lui sono cresciuto tanto, quindi penso che l'ambiente deve aver fiducia in lui, perché comunque col tempo e col lavoro quotidiano si possono raggiungere grandi risultati. Emanuele Pastorella, ANSA, ti ha convinto Giampaolo a venire al Toro? Beh, il mister è stata comunque una spinta in più, perché comunque ci ho lavorato già e mi ha fatto crescere tanto. Poi comunque è già da un po' che il Torino società mi seguiva, e quindi sono contento di aver preso questa scelta. Andrea Piva, toro.it. Nel tuo ruolo in estate è arrivato anche un altro giocatore di qualità ed esperienza come Rodriguez. Come vivi questa concorrenza per una maglia da titolare? Beh, io la vivo bene, sono sereno, so che lui è un gran giocatore, ha esperienza, gioca in nazionale, però sono qua per dire la mia, poi dare il massimo ogni allenamento, ogni volta che vengo chiamato in causa, e poi il mister farà le sue scelte settimana dopo settimana. Camillo Forte, Tutto Sport, ti chiede che cosa hai provato il primo giorno che hai messo piede al Philadelphia. Beh, è un'emozione grande, ma non per il campo, ma perché quella è una storia. Comunque quel campo è una storia, lì ci ha giocato il grande Torino, quindi ti fa sentire il peso della maglietta ancora più pesante. Mario Pagliara, Gazzetta dello Sport. Considerando la tua esperienza con il tecnico Giampaolo, a che punto è il Toro nella costruzione della squadra che il mister vuole? Beh, penso che questo sia un gruppo forte, quindi ovviamente giocavano in una maniera diversa, ci vuole del tempo per capire come gioca il mister, ma questo si può ottenere solo tramite il lavoro quotidiano, però penso, ripeto, che una squadra forte ci toglieremo grandi soddisfazioni quest'anno. Concludiamo con Fabrizio Turco, La Repubblica, che ti chiede dove può arrivare questo Toro. Ma adesso non te lo so dire, pensiamo soprattutto a Lecce adesso, che giochiamo domani, la Coppa Italia è una competizione da non sottovalutare, e speriamo di fare il meglio possibile e ottenere i risultati migliori possibili. Grazie Nicola, e allora buona partita. Grazie. Domani. E ringraziamo anche il direttore Davide Vagnati. Grazie.